è il museo più macabro di Londra e al tempo stesso quello che ci porta nelle viscere dell'età vittoriana, letteralmente direi. Si tratta dell'Old Operating Theatre, un teatro fuori dal comune in cui la protagonista di ogni spettacolo era una terrificante operazione chirurgica. Sì, sì, un'operazione chirurgica vera, con un paziente, un chirurgo, tutti gli attrezzi del mestiere e l'unica cosa che mancava era l'anestesia, perlomeno fino al 1846. Il paziente entrava dalla porta alle spalle del lettino e sugli spalti sedeva il pubblico. Ora spezziamo una lancia in favore di questi crudelissimi vittoriani. Lo scopo il più delle volte era nobile, nel senso che in questo modo si permetteva ad aspiranti dottori di assistere all'operazione e quindi imparare qualcosa di nuovo. E molto spesso, specie con le amputazioni, il risultato era la morte del paziente, perché se non morivi durante l'operazione, morivi per lo shock, morivi dissanguato oppure per un'infezione 4 o 5 giorni dopo l'operazione. E lo so che sembra quasi ironico, ma quando poi arrivò l'anestesia, moriva ancora più gente perché i dottori se la prendevano più comoda, la ferita rimaneva aperta per più tempo ed era ancora più semplice prendere infezioni. E già prenderle era semplicissimo, perché non c'era ancora l'idea dei germi, del fatto che la pulizia fosse importante. Tanto per capirci, il chirurgo non si lavava nemmeno le mani prima dell'operazione. E poi, visto che si trovavano pur sempre a teatro, erano molto orgogliosi di sfoggiare il camice imbrattato di sangue dalle operazioni precedenti. Era un po' una specie di medaglia al valore. Altra particolarità di questo spettacolo: la paziente qui era sempre e solo una donna, che era pure rigorosamente l'unica donna presente nella stanza, perché comunque la professione medica era riservata agli uomini. Non intendo con questo dire che gli uomini non venissero operati, ma in questo teatro nello specifico si operavano solo donne. E in caso tutto questo non bastasse a creare un'aura di mistero attorno a questo terrificante teatrino, aggiungiamo pure che si trova nella soffitta di una chiesetta del Settecento che, per restare in tema, era la chiesa dell'ospedale di St. Thomas. In questa soffitta non c'era solo il teatro, ma un erbario che oggi è un museo come nessun altro a Londra. Era praticamente il magazzino dell'ospedale, era lì che venivano conservate tutte le medicine e trasportarle su e giù non era nemmeno un'impresa semplice, perché per raggiungere la soffitta l'unica strada era una strettissima scala a chiocciola con 52 gradini. Già nel 600 si trattava di una struttura all'avanguardia, perché l'ospedale aveva 200 letti, c'era l'erbario con tutte le medicine e anche una rinomata scuola di medicina. Nel 1859 si aggiunse pure una scuola per infermiere aperta da una certa Florence Nightingale. Ti piacerebbe qualche altro approfondimento sulla medicina dell'Ottocento? Fammelo sapere nei commenti!